All'interno della collezione, che ovviamente è molto più ampia e contiene molte più opere di quelle che sono state selezionate, il filo conduttore è stato quello di dare testimonianza degli artisti che oggi nel continente asiatico, a partire dai paesi della ex Unione Sovietica fino alla Cina, al Giappone e all'Indonesia, lavorano nell'ambito artistico. E non creando soluzioni di continuità tra quello che è l'ambito dell'arte e l'ambito della vita, ma anzi concepiscono proprio la produzione artistica come uno strumento di lettura della contemporaneità del mondo attuale e un importante presidio per le battaglie di democrazia e di civiltà. Quindi la risposta è che la selezione è stata effettuata proprio rispetto alla possibilità di comprendere che cosa oggi l'arte fa per cambiare il mondo.